Ok, cominciamo. Salto chi manca. Allora, dunque, Savilione in realtà era sotto l'ospia nuova, poi però le cose che voglio dire in realtà mi scoccia ripeterle perché dureranno un quarto d'ora, mezz'ora, così. E allora poi col video lo facciamo vedere anche a Eva, che non, può essere, che non è potuta essere presente, e anche a quelli di ieri, che ripetere diventa una fatica che non finisce più. Allora, io quello che vorrei fare oggi è mettere le basi su temi che poi saranno quelli che noi, ma soprattutto voi, dovremo discutere in un'ulteriore riunione a fine anno o inizio anno, per avere un'idea di dove stiamo andando. Io voglio dare alcune idee e alcune mie intuizioni, perché poi dopo ognuno di voi, chi vuole, a fine anno faccia una presentazione di qual è la sua idea di progetto. Allora, cominciamo con la nostra storia. E l'altro giorno Mario mi ha fatto un complimento che a me mi ha veramente riempito il cuore di gioia. Mi ha detto: tu come agente immobiliare tanto meglio degli altri, non mi segui, no? Però come capacità di avere una visione del futuro e come gestione delle persone ti riconosco delle qualità superiori alla media. Bene, allora, io tanto sono contento di non essere un agente immobiliare migliore di voi, non solo perché di fatto sono sicuro di non esserlo, nemmeno migliore di tanti altri, ma perché penso che voi lo siete molto. E quindi confrontarmi con voi significa confrontarmi con gente forte, molto forte, in alcuni casi. E quindi non è un disonore quello di non essere così tanto migliore. Per quanto riguarda le altre qualità, in buona parte io credo di averle. Da sempre io ho avuto il piacere, qualche volta anche la capacità di guardare il quadro più alto, di alzarmi un po' e vedere che sta succedendo e cercare di trovare sempre di più uno scenario. Questa è una mia caratteristica che quasi da sempre ho avuto come stimolo o interesse. L'altra invece, come dicevo ieri Antonio, l'altro ieri non ricordo, quella di gestire le persone, questa è una cosa assolutamente nuova. Io sono sempre stato negato a questo, sono stati i tormenti che ho dovuto subire che mi hanno generato questa capacità di gestire con più calma e con, non sempre. Ma il motore di questa capacità ho scoperto che in realtà non è una capacità che io ho di gestire, è che io da un po' di tempo a questa parte ho avuto veramente a cuore il futuro delle altre persone. Ed è stata questa la energia, perché tante volte io mi incazzo, tratto male le persone, sono sgarbato, quindi questo non vuol dire avere capacità di gestire, anzi, il contrario. Però poi, siccome il mio obiettivo principale è il bene delle persone con cui io lavoro, allora poi questa spinta, questa forza mi fa ricalcolare i miei comportamenti, ritornare indietro, chiedere scusa, cercare di trovare un accomodamento nei rapporti, perché ho a cuore quello che sto facendo con le persone. Quindi questa secondo me non è tanto una capacità, ma una volontà di andare in una direzione. E anche se non sono capace di andarci, poi però comunque la strada la trovo, perché l'interesse primario è quello là. E allora è lì. Fatta questa premessa, che è molto importante per me andare nella direzione di fare il bene del vostro futuro, e poi ne parliamo, cerchiamo adesso un attimo di inquadrare, perché poi mi servirà, perché alcuni di voi, chi vuole,
dovrà dire a fine anno cosa intende fare sulla base di alcune idee che io vorrei lanciare adesso. Cosa vedo nel futuro? Un altro complimento che mi è stato fatto da Antonio è, io ricordo che 5-6 anni fa, poi di più, 5-6 anni fa, 4-5 anni fa, interrogando Paolo Lelli, lui che viene su, ma come io vengo percepito, se lo ricorderà, come io vengo percepito, casa di famiglia, guarda, per me, per noi, qui in Sabina, qui in servizio è bene, lui per fare i sei. Sappiamo, si sa, che c'hai un buon sito, un buon portale per gli immobili. Mi dicesti questo, cioè che casa di famiglia è chiara, che tu sei il personaggio un po' di torre, però nessuno l'abbia interrogato, ma casa di famiglia è conosciuta perché all'epoca aveva un portale di immobiliare fatto bene, un sito internet migliore della media degli altri. È verosimile? Presumo, sì. Ah, io non lo ricordo, perché un complimento non sai che non me li fanno spesso. Un complimento. Non lo so, però al lavoro mio sì. E quell'anno stesso, 4 anni fa, 5 anni fa, io feci una riunione di fine anno dove dissi: smetto di investire sul portale di casa. Non ci metto più una lira. Investo sui portali immobiliari che nel frattempo stavano nascendo. Tutti pensavano che sarebbe stata una cazzata, perché non solo tu con le tue intuizioni, ma anche tutti noi sapevamo che ci veniva riconosciuta questa qualità. Bene, io pensavo invece che ogni lira investita lì era spesa molto peggio che una lira investita sui portali. Così abbiamo fatto. E questo è stato il motivo, poi tutti ci sono venuti addosso, noi per un anno circa siamo stati gli unici che avevano tutte le promozioni al massimo, che poi sono divorziati. Tutti i copioni. Tutti i copioni. Allora, adesso siamo a una svolta, perché secondo me l'arma principale che noi avremo nel futuro non è questa. I portali ormai ci stai, se stai a pagina 9, 10, 11, costa troppo, noi stiamo cercando di ridurre un po', però c'è un po' di coglioni, perché poi se noi riduciamo gli investimenti ce ne levano di più, perché no, quindi noi non stiamo. Cioè, però noi dobbiamo investire dall'altra parte. E dove? Nella regolazione, che è la cosa più costosa che esista. La regolazione. Vi faccio un esempio. Supponiamo che Mario debba costruire, perché è costosa, abbia una fabbrica di ammortizzatori per automobili, e debba decidere con i suoi ingegneri in questa fabbrica quanti chilometri deve reggere un ammortizzatore, cioè per quanti chilometri deve essere statisticamente efficiente. Se io gli dico 1 milione di chilometri, lui sarebbe soddisfatto? Sì, 1 milione. Invece 1 milione di chilometri è pochissimo. Perché? Perché se la macchina non è, ogni volta che tu raddoppi la quantità di elementi in un sistema, si dimezza l'efficienza. Nel senso che se tu hai l'ammortizzatore e la ruota, che è predisposta per 1 milione, l'insieme delle due cose integrate si romperanno a 500.000, cioè hai una probabilità di rottura ogni 500.000 di chilometri. Ma se alla ruota e all'ammortizzatore ci metti il cambio,
e il volante sono 250.000 chilometri. E non abbiamo distrutto il resto. Quindi, se noi mettiamo tutto il resto, vedrai che l'ammortizzatore deve essere programmato per 10 milioni di chilometri. Non per uno, perché in un sistema, perché una pratica, cioè, se una persona sola può commettere un errore in una pratica, se questo sistema è fatto di tante pratiche, di tante persone che interagiscono, le probabilità di rottura, cioè di pratica che va male, sono molto, molto, molto maggiori. Più il sistema è complesso, più le probabilità di avere una rogna è altissima. E questo rende un onore incredibile a Antonio che la quantità di errori che noi commettiamo nelle pratiche è quasi vicina allo zero, nonostante ci sono persone diverse e molte disorganizzate. Siamo tanti e la quantità, abbiamo visto, è un elemento essenziale per l'aumento delle probabilità. Perché questo io compro ogni 10 milioni, questo ogni milione, alla fine tu vedrai che tu hai 50.000 chilometri, la Fiat, 20.000 chilometri, sfascia qualcosa sicuro. E sono tutti programmati a questi livelli di rottura. Quindi il livello che noi stiamo producendo nelle pratiche è già altissimo. Però a noi ci sembra che non sia così alto. Ma se fossimo da soli a fare una pratica alla volta, la stessa persona, la stessa pratica, un'altra pratica dopo, non due insieme, quando metti le cose insieme succede un casino. Quindi, la sfida che noi dobbiamo fare, ed è complicatissima, perché noi siamo un sistema, è la produzione della reputazione. Noi dobbiamo lavorare come dei pazzi per la produzione della reputazione. La volta scorsa, scherzando, abbiamo detto che questa è la formula della reattività ristretta, che significa che andando alla velocità, per semplifichiamo, alla velocità della luce C, tu riesci a dilatare il tempo. Chi viaggia in prossimità della velocità della luce, perché alla velocità della luce non si può viaggiare, solo l'energia va alla velocità della luce, chi viaggia alla velocità della luce, in prossimità della velocità della luce, ha una dilatazione del tempo. Un suo minuto vale un giorno di uno che sta sulla Terra, più o meno. Che significa che se un mio minuto vale un giorno, o un mio anno vale 10 anni di un altro, in questo anno io posso fare 10 volte le cose degli altri. E quindi se io andassi a guardare la velocità della luce vedo molte più case di chiunque altro, perché faccio le... Siccome C, la velocità della luce, è irraggiungibile, noi abbiamo sostituito con R, cioè la reputazione, era un gioco che avevamo fatto la volta scorsa. Però attenzione al quadrato, perché la reputazione non funziona se non è eccellente. Cioè, tu non consigli un ristorante se si mangia bene, perché, o benino, tu consigli il migliore sempre, così, no? Quindi, perché la reputazione produca effetti, deve essere altissima. Quando è altissima, allora produce effetti. Qual è nel nostro caso l'effetto che aumenta la quantità di cose che si fanno in un anno rispetto a chi non ce l'ha? Il fatto che non sei tu a cercarli, ma sono gli altri che vengono da te. Cioè, quando gli altri vengono da te, fai più cose. Tu, quando cercavi le fidanzate, le andavi a cercare, se invece uno più bello, più figo, che lo chiamano tre, sì, sta messo meglio? È così. Quindi... Perché? Adesso la domanda è, ma io sono così furbo, che ho scoperto una cosa così, perché gli altri non lo fanno, o noi non l'abbiamo fatto abbastanza? E allora c'è questa metafora del metro che Einstein spiegava con la teoria della relatività. Mi torno su un tema che avevamo già detto, ma è importantissimo. Se tu hai un metro,
di lunghezza. E qui tu c'hai una calamita, ok? E hai un pezzo di ferro. Questo pezzo di ferro, a distanza di un metro, non viene attratto. Invece sì, cioè questa forza agisce, ma in modo così leggero da non creare effetti visibili. Quando però arriva, questo dice Einstein, a 5 centimetri, facciamo un esempio che sia la calamita, comincia l'attrazione, ma già esiste il fenomeno, e veramente, ma che cosa succede? Che da questo punto in poi, 5, 4, raddoppia la spinta di attrazione, la forza, scusate, di attrazione. Ma tu prima devi aver fatto 95 centimetri senza avere nessun risultato. Ecco perché pochissimi fanno veramente attenzione alla reputazione, perché non è percepibile se non a 5 centimetri dal risultato. Cioè, se uno lavora bene, non c'è effetti. Quando invece l'hai fatto per tanto tempo e tante persone ti hanno ci hai parlato e ti ho fatto così, alla fine comincia, ti avvicini qua. Quella della verità, quindi noi adesso dovremmo, nel fine anno, ognuno di voi, soprattutto chi ha maggiore responsabilità, cercare di presentare come lui vuole migliorare la reputazione del suo lavoro. Perché se crede che la strada sia questa, quella della reputazione, a costo anche di denaro, a costo di fare sconti, a costo di uno che è incazzato e gli bisogna dargli qualche contentino. La reputazione è l'obiettivo che noi vogliamo, che va nella direzione opposta di chi forza per vendere. Noi abbiamo e poi l'abbiamo anche stimolato per tanto tempo, questo vai, forza, via, prendi, va. Quindi noi abbiamo anche una responsabilità in questo, di avere fatto un commercio troppo troppo che punta troppo a un risultato immediato. Non deve essere. Quindi su questo tema io vorrei che chi poi vuole parlare alla riunione ci spieghi, mi spieghi che cosa vuole fare. Fatta questa questione, io penso che il numero è finito, quindi andiamo a vedere che cosa vogliamo fare noi. Cominciamo a dire quello che voglio fare io. Allora, io dissi a Sergio Antonio, ormai che vorrei e credo anche di essere in grado che mi leggeranno, ci leggeranno sui libri quello che facciamo. È una cosa forte, leggi sui libri, tu chi leggi? Gente, io vorrei questo. È possibile, forse? Perché? Perché noi faremo una grande impresa, siamo forti, più grandi? No. Forse. Non è così impossibile. Ma non è per quello che io vorrei. Questa parola in greco, Aristotele, vuol dire felicità. Eu vuol dire buono. Daimon è il demone, ma il demone non inteso come demonio, inteso come spirito, bravo, spirito.
La felicità. Poi te lo scrivo in greco. Ti vuoi scrivere in greco? Scrivi in greco. La felicità è il raggiungimento dello spirito. Secondo misura. Ora, che cosa significa per me questo? Significa che io ho fatto un grande errore per tanto tempo, fino a oggi, cercando di modellare le persone come io pensavo dovesse essere il modello di venditore, di professionista, di imprenditore. E per tanto tempo ho spinto le persone nella direzione sbagliata. Ognuno deve realizzare il proprio demone. La felicità non è una cosa che nasce da questioni esterne. Il successo, i soldi, la salute soprattutto e altre cose sono fattori esterni che evidentemente influenzano anche la felicità, perché se non c'è salute, soprattutto non c'è soldi, fai più fatica. Ma il motore primario della felicità viene dall'interno, dalla soddisfazione di quello che uno ha, di quello che uno fa, non dall'esterno, che comunque ha un peso. Allora, il mio interesse in tutto questo percorso, e adesso parlo di me, è quello di aiutare le persone a cercare la loro strada, usando gli strumenti che io ho come impresa e come persona. Per me questo è la mia realizzazione. Cioè io qui voglio fare questo. Voglio anche però, come ho detto prima, creare un sistema qualitativo, perché è anche la mia natura. Io ho veramente bisogno di dimostrare a me stesso e agli altri che la qualità, e quindi la reputazione che è un derivato della qualità, se tu hai una buona reputazione non puoi riprodurre qualità, è la strada mia, e sono sicuro sarà l'unico modo per sconfiggere qualunque tipo di concorrenza. Se a noi ci interessa più di tanto, noi abbiamo sempre lavorato, ma quelli l'altro della Traia, altra grande cazzata. È qui dentro che noi dobbiamo trovare la strada, non fuori. Voi sapete che io pratico Kung Fu, no? Allora, uno, Kung Fu è una lotta di strada, forse la più efficiente come lotta di strada. Però, per quanto Kung Fu fai, se io ti tiro fuori il coltello, sono cazzi veri. Quindi l'arma migliore è l'unico elemento che cambia i rapporti di forza. Tu puoi aver fatto 10 anni di Kung Fu, ma se io ti tiro fuori un coltello e lo so usare, è molto difficile che tu possa cominciare a fare tutto quello che ti pare, perché io ti do una botta e quella una sola per te. Vinci di Caterina, poi c'è io, dice, vado a non vedere la profeta della spalla, siamo tutti uguali. È vero. È vero. Però, soprattutto quelli grossi. Però, dal momento in cui l'hanno inventata, dal momento in cui ce l'hanno tutti, noi speriamo di avere sempre un'arma in più. Allora, secondo me noi oggi, se puntiamo alla reputazione, tanto faremo quello che fa uno col coltello rispetto a uno con l'altro. Cambiamo. Tu devi sapere che nella seconda guerra mondiale i duelli aerei erano, c'era sempre una grande competizione sui motori, perché c'erano due motori che si contendevano, c'era il Mercedes sono gli no, no,
lo montavano anche gli italiani, questo motore, però e il Rolls Royce Merlin, questi due, il DB605 Mercedes e il Rolls Royce Merlin. Però quando la BMW ha prodotto il motore a reazione, c'erano 200 km all'ora di differenza. Un pilota, Adolf Galland, disse che lui vedeva gli altri aerei come dei palloni fermi, perché tu puoi andare a 200 all'ora e vedere uno fermo, guarda la differenza che fanno, 200 km di differenza. Cioè, mi passi così. Ma finché non fai un salto e non cambi tecnologia, ha voglia con i pistoni aumentare dei 10 km, dei 5 km. E nel duello è una velocità. È importantissimo. Perché decidi non tanto per le manovre, quanto perché decidevi quando tu sei in difficoltà, te ne puoi andare. Certo. E te fai poco. Se invece quello è più veloce, non te ne puoi andare, sei in difficoltà, devi continuare il duello. Invece tu ti trovi, perché ti puoi trovare in una posizione sfavorevole, dai motore e quello rimane là. Quindi era importante per questo, ma essere al di là di questo, solo se fai un balzo tu riesci a sopraffare. Okay. Allora, spirito. Allora, Daimon, una brevissima, poi ho finito, mancano 3 minuti. Secondo Platone, nella Repubblica, l'anima è trainata da due cavalli, come una auriga, uno bianco e uno nero. Quello bianco punta verso il cielo e quello nero verso la terra. Quelle anime così forti che riescono a controllare il cavallo nero e dare più forza al cavallo bianco, arriveranno nel cielo e Giove li fa fare il giro delle stelle. Quelle altre invece sono costrette a dover dare al cavallo nero il guidatore della riga deve essere quello che tiene in equilibrio queste due forze. Allora, ognuno di noi, quando sceglie qual è il suo demone, sceglierà anche una strada. E in questa strada ci avrà il cavallo bianco che lo porta nella strada dove lui vorrebbe arrivare. Ma poi c'è questo cavallo nero che lo spinge da un'altra parte. E ognuno di noi deve sapere come gestire questa cosa con equilibrio. Kata Megon. Io ho il mio equilibrio, che è diverso dagli altri. Io ho scelto di andare nella palestra e fare a pugni con quelli, cioè io a questo cavallo nero gli do molta importanza. Purtroppo. Però so bene che esiste anche quel cavallo bianco e che lì io comunque ci devo andare. Ognuno di noi dovrà fare delle riflessioni in questo percorso, adesso lasciamo perdere la vita, in questo percorso, e capire, innanzitutto accettare l'idea che esiste, io consiglio, un cavallo nero, e questo cavallo nero ha diritto di esistere e non deve essere umiliato, e scegliere il suo demone. Io aiuterò le persone a scegliere il suo demone, per quello che posso aiutarle nella strada scelta e nel percorso. Questo io voglio fare. Probabilmente, a cominciare da gennaio, forse, io inizierò un ritiro nel seminario di almeno una settimana al mese. Io ho intenzione di fare lentamente un passo indietro e di lasciare voi a gestire questa cosa. Secondo,
Io penso che voi potete fare tantissimo. Tanto meno ci sto io, tanto più potete fare. Però se voi non scegliete la strada della qualità e la strada della reputazione, io sono costretto a isolarvi da questo progetto. Perché sarebbe un danno così grande al futuro di tutti che dovete trovare un'altra strada con il mio aiuto, perché io non voglio lasciare nessuno per strada. Quindi finisco, perché ho finito. Allora, a fine anno vorrei una riunione dove io non parlerò, questo io vorrei che fosse, cominciamo da mio fine anno, dove io sarò dietro le quinte e non più davanti, e le persone che vogliono diranno qual è il loro demone e come vogliono con questi due cavalli arrivare dove vogliono arrivare, ma dando per scontato, perché altrimenti ci devono dare un progetto alternativo, che è: io lasciatemi in pace, io sta qualità non me ne frega niente, cosa posso fare? Troveremo un modo per non danneggiare nessuno, per fare in modo che chi vuole allontanarsi dalla nuova parte, si possa costruire, chi ha lavorato qui per tanto tempo e onestamente, come ognuno di voi, ha tutto il diritto di costruirsi un'altra strada col nostro aiuto. È inutile andarsene nascosto piazza ai clienti, non serve, perché l'aiuto io. Sei scemo se lo fai di nascosto, perché te lo faccio io gratis. Non serve a niente. Siccome posso avere la mia attività, ci mettiamo seduti, diciamo, può essere che non ci danneggi, tanto qui chi ci danneggia? Noi fra un anno qua ci avremo, se noi andiamo in questa direzione, della reputazione, una tale forza che non ci serve la competizione, è finita l'epoca della competizione per noi. Cioè, sono pizzichi di mosche quelle che ci arrivano, ma solo se noi puntiamo alla qualità e alla reputazione. Quindi ci saranno degli sforzi grandi da fare. Finito? Quindi, la riunione di fine anno, io vorrei farla, se a voi vi va, però non sarò io, cioè sarò presente, però io vorrei evitare, magari vi aiuto a costruire le vostre idee, gli aiutanti di campo, ma siete voi a dire io, fino adesso sono io a dire tu fai un progetto in lì, tu vai no. Invece vorrei che fosse, io ho questa idea di fare così, non solo operativamente, che è secondario, ma io come persona, il mio demone mi spinge lì. Il mio demone mi spinge in palestra a prendere il cazzotto, è più forte di me. Non riesco a trattenermi. E quindi ho fatto un grande errore, quello di cercare di modellare altri secondo i miei principi. Questo è il mio principio che io pretendo. Tutto il resto non frega niente. Cioè, anzi, mi piace, mi interessa, ma ognuno cerca il suo demone. E che sia buono, è un. Va bene? C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Così. Se no stop. No, quanto è durata? 45 minuti. Funziona ancora? Sì. Bene.